Adesso glielo dico io, andò, glielo diciamo. Io sono al quarto matrimonio, perché poi Antonio lo sa. Lui invece è la sua prima esperienza. Io, che hai detto? Ma è successo? Che ti è successo? Come ti permetti? Si è sposato. Andò, non parla, stai zitto. Scusate, ma i vostri nomi prima di tutto io non li so. Come vi chiamate? Maria. Antonio? Sì, Antonio. Io devo dire, io ho il mio quarto matrimonio, lo devo dire perché uno magari può pensare, invece no. Io, il mio primo marito, bravissima persona, quanto era brava, mi voleva bene, pregava sempre, pregava la mattina, a mezzogiorno, la sera, un uomo di chiesa? Sì, di chiesa, di casa, ma pregava talmente tanto, poi si è fatto prete. E sono rimasta sola e che vuoi, mi sono risposata. Secondo marito, non mi guardava per piacere. No, io non ho fatto niente, lui mi amava tantissimo, ma mi amava talmente tanto in un modo, come dire, in un modo diverso. Si chiamava pure lui Antonio, adesso si chiama Antonella. E quindi, gratulazioni a me. E poi sono arrivata al terzo marito, lui invece era ricchissimo, bello, sai, proprio da sogno. Difatti poi dopo il matrimonio posso dire che non mi mancava niente, perché però qualcosa mancava, perché cosa? Noi siamo curiosi. Perché lui faceva il gigolò e alla fine l'ho lasciato io, perché se permetti, per una volta l'ho lasciato io. E poi ho trovato Antonio. Scusate, ma come vi siete conosciuti, se è possibile saperlo? Ci siamo conosciuti, andò, quando ci siamo conosciuti? Quando lui è passato lungo il fiume con le pecore, perché lui è un imprenditore ovinicolo. E l'ho visto passare con le sue pecore e ho visto le pecore e mi sono innamorata di lui. Scusate, per questo vi siete decisi di sposarvi? Sì, per le pecore. Sì, per lui. Per Antonio, sì. Ho capito tutto. Ma andrete a mangiare da qualche parte per consumare questo matrimonio? No, adesso no, andiamo a consumare. Consumare? Ma prima a mangiare, stomaco vuoto. Ma che cosa hai capito? Guarda, cosa andiamo a consumare? Cosa andate a consumare? Scusa, ce lo siamo portati perché io e i miei tre matrimoni abbiamo fatto tanti di quei soldi sprecati con i pranzi. Adesso andiamo a consumare il panino, Antonio. È vero? Non te fa, non te fatto. Andiamo a consumare il panino. E poi abbiamo portato questo per il viaggio di nozze. Vedo che ci sono molti soldini qua dentro, eh? Che ci fate con questo? Ma lei, signore, è molto invadente. Ma sono di Tele che Voodoo. E me ne ero accorta. Questi sono un po' di soldi, perché possono sempre servire per il viaggio di nozze. E questo qui è il diamante che mi ha regalato Antonio. La berlocca. No, è proprio il diamante. Ah, diamante. Diamante d'indonio. D'indonio. Antonio lui o Antonio l'altro? Lui ha venduto un po' di pecore. Sì, Antonio Luciop, detto così per gli amici. Ma Gio! Oddio, se voi ci voleste dire qualche altra cosa, i costumi. Senti, io il bacio, ma se parla uno solo. Lo volete il bacio? Bacio!
Bene. Sentite, ma poi volevo sapere, quindi lui che lavoro fa? Che lavoro fa? Io sono la manager. Posso dire così, ma non voglio dire la reporter, la manager. Forse le capisce, come ti capisce di più? Ma ha puntato la pecora. No, io ho sono... perso la pecora, ma io... avessi visto la pecora a me. No, lascia sta la pecora oggi, giorno del matrimonio. Lascia. Lascia. Ma tre pecore mi sono perso la reportare, la puntata. Che... No, no, quante pecore c'hai? 148. No, ce ne mancano tre. E tiene tre figli, sono ad una peduncia per tre rosticini. E li trovo le pecore in questo giorno. Mo pensiamo a fare. Mo pensiamo. Quindi il lavoro suo, eh? Imprenditore ovinicolo. Diglielo, Andò. C'ho il pecoraro. Io invece dirigo una piccola azienda familiare, la casalinga. Ah, beh, pure un bel lavoro, complimenti. Scusi, questo bel vestito dove l'ha comprato? All'atelier della Caritas. Ah! Piace? Sì. Quello che ci stava, ho scelto il più bello. E il vestito dello sposo dove l'ha comprato? A Caput Put. Ma sono lavate la giorno. Ma forse vuole dire capuzzi. Capuzzi, no, non capuzzi, che sono lavate, Maria. Va bene. No, forse non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti, no, no, no. Scusi, è la parrucchiera? La parrucchiera chi è? Non è la parrucchiera, signora. No, questo... un po' scingere, però è. Basta zitto, Antonio, sono stata all'Arca di Noè, qua a caso lì. L'Arca di Noè? Sì, è toilettatura per cani. Scusa, c'ho l'abbonamento col mio cagnolino e mi sono fatta un Ma infatti si vede, signora, complimenti perché ha scelto proprio la parrucchiera più brava che potesse capitarle, guardi. Grazie. Combattiamo tutti i giorni con la bestia. Beh, certo. Grazie. Comunque, visto che lei è intrigante, ti piace la margherita che gli ho dato? È bella la margherita. E lui che cosa vi ha regalato? Mi ha dato fiore di campo. Il fiore dell'amore. Bello, vero, bello, sì, bello. Ti piace però, questo? Vedo che questo bouquet è un pochino cingilato, no? Spento. È il quarto matrimonio, ne ha già fatti tre. Ah, quindi ho capito. Vabbè. Un po' invecchiato. È un po' invecchiato, sì, sì, vabbè, ho capito. Sentite, ma alla fine, in viaggio di nozze, dove andrete? Andiamo in uno chalet sulla montagna. Lo chalet! Lo chalet, dove mi porti in viaggio di nozze? Dove mi porti? Lo chalet, se... Dove mi porti? Lo chalet, per l'appunto in montagna. Montagna? Come si chiama? La grotta dei diavoli, là. Perché è un diavolo. È un nome caratteristico del posto. Andiamo nello chalet con il... Cosa mi porti con il SUV, immagino? SUV o mule. Andiamo è un modello nuovo che si chiama Mulo. Mulo, si chiama Mulo. Mi fa piacere che ho intappato proprio in una coppia proprio. E noi dobbiamo andare, abbiamo fretta di andare a consumare il panino. Perché è da un po' che andiamo in giro oggi e quindi poi andiamo oggi sul montagna, allo chalet. E portano le pecore. E... No, quali pecore ha portato? Tu devi portare a me allo chalet il viaggio di nozze. Ehi Antonio, guarda che io ne sono fatte quattro, faccio pure cinque. Oh, a filo, eccone, ma... Ehi, mi capite? Il materasso, un bel letto matrimoniale, sono preparate. Ah, sei preparato? Letto di chiappini. Chiappini morti. È un nuovo materasso che hanno inventato adesso? Cosa? Il terrasso di montagna, il gusto ci guadagna. Va bene. In montagna, non in campagna. Va bene, in montagna, va bene. Vogliamo... Allora, mi porti o no? Mi metto in campagna, in montagna. Beh, va bene. Allora io
vi auguro veramente che Dio vi assista. Grazie. No, no, però io ve lo auguro veramente che Dio vi assista. Auguri. Cosa abbiamo fatto un po', Arrivederci.